Bentornati a una nuova puntata di Ruote di Storia. Prima di raccontarvi tutto sul protagonista di oggi, vi invitiamo a iscrivervi al canale se volete vedere altri video come questo. Per voi è solo un piccolo gesto, ma per noi è fondamentale per proseguire nella divulgazione di mezzi che hanno segnato la storia. Oggi parliamo di Shakespeare, o meglio di una moto che deve il suo nome proprio al famoso poeta inglese. Il nome della famosa casa motociclistica inglese Ariel è ispirato proprio al personaggio dello spirito dell'aria, Ariel, nella commedia La Tempesta di William Shakespeare. Questo personaggio è una creatura eterea e misteriosa, evocativa di libertà, velocità e agilità, qualità che ben si adattavano all'immagine che il brand motociclistico voleva trasmettere. Quando Ariel Motors venne fondata, i suoi fondatori cercavano un nome che trasmettesse un senso di leggerezza e potenza, caratteristiche ideali per una moto. Ariel, lo spirito dell'aria che può muoversi con incredibile velocità, trasformarsi e viaggiare libero, rappresentava un'ottima scelta simbolica. Oggi parliamo della Ariel 500, una moto del marchio che ha inventato la ruota. In che senso Ariel ha inventato la ruota? Beh, non è un semplice slogan o battuta sarcastica, ma racchiude una dose di realtà, una peculiarità della gloriosa industria britannica, con origini che risalgono al lontano 1870. La frase non va interpretata letteralmente, bensì fa riferimento al brevetto di James Starley e William Hillman per la ruota a raggi, che rivoluzionò la costruzione delle biciclette, riducendone drasticamente il peso grazie ai sottili raggi metallici in tensione. Per enfatizzare questa leggerezza, fu denominata Ariel, come lo spirito dell'aria nella commedia di Shakespeare La Tempesta. Il nome Ariel appare nel settore motociclistico solo a partire dal 1898 in quell'anno. Infatti, l'azienda, fino ad allora produttrice di componenti, iniziò a produrre quadricicli con motore posteriore. I primi veri motocicli vennero prodotti nel 1902, equipaggiati con motori Kerry. Questi veicoli, superiori alla concorrenza diretta, permisero all'Ariel, scelta dall'Auto Cycle Club, di partecipare alle selezioni per rappresentare l'Inghilterra alla Coppa Internazionale del 1905. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale impedì la nascita di un'avanzata due tempi progettata da Charles Sangster, nuovo proprietario di Ariel, e già battezzata Arielette, una moto a tre velocità con frizione e avviamento a pedale. Superato il conflitto, negli anni 20, l'industria motociclistica inglese raggiunse l'apice della sua espansione. I marchi delle case inglesi si diffusero in tutto il mondo e Ariel veniva apprezzata per la robustezza e l'affidabilità, ma anche per la sua eleganza estetica. Oltre alla produzione motociclistica, Ariel si dedicò anche al settore automobilistico e la staticità progettuale dei suoi propulsori iniziò a incidere sulle moto, portando a una crisi intorno al 1925. La concorrenza, AJS, BSA, Norton, Triumph, Matchless e Velocette, offriva infatti motori moderni a valvole in testa e monoalbero. Jack Sangster, figlio del proprietario, con grande intuizione assunse Valentine, Val, Page, sottraendolo alla Jap e inserendolo nello staff Ariel. Page, uno dei più grandi talenti di sempre, incontrò Edward Turner, un giovane autodidatta rifiutato da altre case ma assunto da Ariel. Turner ideò un motore a quattro cilindri inquadrato e dal loro incontro nacque la Square 4, che rimase in produzione per 30 anni. Al Salone dell'Olimpia del 1926, Val Page presentò al pubblico i suoi primi lavori per Ariel, una 500 a valvole in testa e una 557 a valvole laterali. Il successo fu immediato e questi modelli vennero prodotti, con piccole modifiche, fino agli anni 50. Questi monocilindrici, pur senza innovazioni rivoluzionarie, si distinguevano per la solidità, la bassa posizione di guida, il corto interasse
e uno splendido serbatoio a sella. Le vendite raggiunsero tali livelli che la concorrenza si trovò costretta a imitare queste caratteristiche. In questa puntata di Ruote di Storie parliamo della 500 OHV. Modello E. Per il lancio di questo modello, Ariel organizzò delle prove di durata straordinarie, come le 10.000 miglia, 16.000 km percorse in 22 giorni e 22 notti, sotto il rigido controllo dell'Auto Cycle Union, il massimo ente motociclistico inglese. Si trattava di moto assolutamente di serie, che percorrevano strade aperte al traffico rispettando il codice, e le uniche operazioni necessarie furono la registrazione delle valvole e la sostituzione del pneumatico Dunlop posteriore. Al termine della maratona, l'Ariel sottopose le stesse moto a una prova di velocità di un'ora sulla pista di Brooklands, dove la 500 raggiunse una media di 100 km all'ora. Il nostro modello E è la versione sportiva della 497cc a valvole in testa dotata di due tubi di scarico e di un cambio Burman espressamente progettato per Ariel. Anche questa 500 è dotata del caratteristico serbatoio a sella, interamente in acciaio e verniciato con un trattamento specifico Ariel che lo rendeva resistente a benzina o benzolo. A completare questo modello vi è un largo tappo per il rifornimento a sinistra e, in perfetta simmetria, il contachilometri a destra, entrambi incastonati nel serbatoio. Il manubrio, ampio e confortevole, è dotato di morbide manopole in gomma, con leva a sinistra per la frizione e a destra per il potente freno anteriore. Per il comfort del pilota, i poggiapiedi sono regolabili e rivestiti in gomma, e la nuova forcella a barre presenta una molla centrale con ammortizzatori regolabili. La natura sportiva del modello E è enfatizzata non solo dalle prestazioni del motore, ma anche dalla sella monoposto. Per il turismo era disponibile il modello F, dotato di portabagagli sul parafango posteriore, sella aggiuntiva opzionale, comando a manopola per il carburatore e parafango anteriore con alette laterali e paraspruzzi. Il cambio è Burman tipo speciale, a tre velocità, telaio in tubi di alta qualità, tipo aereo con ruote con cerchi Dunlop a canale con pneumatici 5.5, misura 26x3,25. Il serbatoio dell'olio è dotato di un sistema di lubrificazione separato a recupero, ispirato ai modelli automobilistici, a un fondo incavato per consentire il passaggio del tubo superiore del telaio, motivo per cui è soprannominato a sella. Per il completo svuotamento sono presenti due rubinetti, di cui uno di riserva. La testata del cilindro è caratterizzata da numerose alette che migliorano il raffreddamento. Il carburatore Amal è provvisto di due leve di comando ed è dotato di una corta pipa di aspirazione per facilitare l'avviamento. Il motore, monocilindrico verticale a quattro tempi con pistone fuso in conchiglia, ha l'esaggio e corsa di 81,8x95 mm per una cilindrata di 497 cc. È interamente costruito dalla Ariel. È dotato di carter con alette per migliorare il raffreddamento e garantire una maggiore rigidità. La forcella a barre con molla di tensione centrale e ammortizzatori incorporati è regolabile tramite due dischi frizione. La casa consigliava la sostituzione di questi ultimi ogni 8.000-15.000 km. Il magnete Lucas, posizionato posteriormente al motore, è azionato da una catena lubrificata dall'olio del motore. L'aspirazione del carburatore Amal è priva di filtro. Il carter motore ha un aspetto elegante e i due rubinetti posti sul fondo del serbatoio consentono un completo svuotamento. La catena posteriore, se sottoposta a regolare manutenzione con lavaggi frequenti in petrolio e immersioni in grasso riscaldato, poteva durare fino a 20.000 km. Di particolare pregio sono anche le marmitte a coda di pesce. Vi ricordiamo che pistoni Ariel e ricambi moto d'epoca e moderne si possono trovare sul sito www.boomandthekingofpiston.com. Le ruote girano, le storie restano. Ogni moto racconta un percorso e svela un'epoca. Ci fermiamo qui, ma la strada delle leggende continua. Alla prossima tappa, sempre su due ruote e con un pezzo di storia da raccontare.
Se volete conoscere la storia di qualche specifico modello, scrivetelo nei commenti.